un attimo il discorso sul gas che ho fatto prima, e spostando, portando un po' la vostra riflessione su alcuni elementi che noi riteniamo siano molto importanti e essenziali. Innanzitutto, la definizione di gas, come ho detto prima, è una cosa assai generica, perché poi nella realtà, e noi lo vediamo all'interno della rete gas vicentina, la realtà di gas, dei singoli gas, poi si sviluppano, si animano, lavorano, molto spesso anche con connotati e con metodi molto diversi. E secondo noi questa è la bellezza anche dell'esperienza, nel senso che il gas non è sicuramente un ambiente omologato dove tutto è standardizzato e tutto è definito. Ci sono realtà anche nel Vicentino molto, molto organizzate, altre molto semplicemente gestite. Per cui ecco, mi premeva sottolineare che la realtà del gas ha anche questa forma di espressione e questa grande libertà, no, per agire. Prima non ho, secondo me, sottolineato, e penso che sia necessario, con la dovuta anche forza, anche perché per me è una grande convinzione, per noi e anche per gli amici che vedo in sala, che, con i quali condividiamo questo cammino, è una convinzione che in questi anni continua a maturare, continua a confermarsi, che il gas non può vivere senza una relazione con il produttore. Con il produttore agricolo la relazione del gas deve essere proprio un elemento di vita che giustifica e che porta veramente a compimento tutto quello che facciamo all'interno di questi gruppi. Non è facile perché il mondo contadino, per chi lo conosce, è un mondo molto chiuso in se stesso, difficilmente, con molta difficoltà, si apre all'esterno, ha molti pregiudizi, però noi abbiamo visto che con un cammino continuo, importante, anche proprio di rinuncia da parte nostra certe volte a degli atteggiamenti quasi accademici, nel senso che stare lì dal produttore e le comincia a fare discorsi di un certo tipo, loro puntano i piedi e tutto si conclude lì. Bisogna cercare di metterci tutti quanti con molta attenzione al loro livello, e vediamo che in questi anni questo ha portato dei grossissimi risultati, soprattutto nel momento in cui il produttore si rende conto di avere a fianco qualcuno, famiglie, persone, cittadini, gruppi, che possono essere un elemento vitale per l'esperienza che una certa agricoltura sta facendo nel 2013 in Italia. Ecco, secondo noi questo è essenziale. Sappiamo quanto sia difficile la vita, soprattutto per chi decide di operare in un ambiente biologico, non tanto e solo con la certificazione, ma soprattutto anche con un concetto di genuinità, lasciando da parte tutti i prodotti di sintesi. Sappiamo benissimo che le rese sono più basse e questo va a incidere ovviamente sui margini. Però nel momento in cui tu instauri, e tu come gas instauri, un rapporto di questo tipo con il produttore, ne viene fuori un'energia che in alcuni casi, e noi stiamo uscendo da una bellissima esperienza che non è di vicinato perché si tratta di una relazione con la Sicilia. Noi come Rete Gas Vicentina, vi dicevo prima, facciamo questi ordini collettivi, no? Abbiamo appena chiuso un ordine con gli amici delle terre confiscate alla mafia, quindi le cooperative, nello specifico è la Casa dei Giovani, che è una estrapolazione di Libera, la quale per la prima volta la Rete Gas Vicentina è riuscita a acquistare la produzione completa
di carciofi che questa cooperativa fa. E questa è un'esperienza secondo noi importantissima, nel senso che un gruppo di gas si è fatto carico di, a questo punto, come diceva Beppe prima, di diventare un coattore, un coproduttore, quindi entrare veramente nel merito, nel mettere in pratica cosa vuol dire generare una filiera non solo economica ma anche di relazioni diverse. I piselli l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto i piselli, così. Ci sono delle esperienze altrettanto e ancora più virtuose in giro per l'Italia, quindi voglio dire, cioè noi siamo veramente, forse stiamo arrivando buoni ultimi, però probabilmente questo è uno dei percorsi che il gas, attualizzando la sua collocazione nel 2013, deve secondo noi cominciare a pensare e attuare. Ci sono esperienze dove, non so, col contadino decidi all'inizio della stagione cosa produrre, e questa produzione un gruppo di gas se l'assume per acquistarla, e si arriva addirittura a fare un cofinanziamento. All'interno di questo cofinanziamento mettono una quota parte anche di soldini da parte, che se per caso viene la tempesta qualcosa o qualcuno riesce ad avere una garanzia. Ecco, ho voluto portargli questo spunto perché non nascondiamo che in certi frangenti, ecco, quindi da ricondurre all'attualizzazione storica di quello che stiamo vivendo adesso nel 2013, in molti momenti alcuni di noi ci domandiamo che senso ha il gas quando, e lo vediamo sempre di più, la domanda anche di prodotti biologici, di prodotti locali, è in netto aumento. Vediamo che ci sono delle piccole catene del commercio alternativo, i mercati periodici, non tanto e solo della Coldiretti, ma anche i produttori biologici sono sempre più frequenti. Quindi per taluni il fatto che l'offerta di prodotti naturali, biologici, locali a chilometro zero sia sempre aumentando rischia di mettere in discussione il ruolo del gas. Secondo noi lo può mettere in discussione, però se ripensiamo o pensiamo a un rapporto completamente diverso col produttore agricolo, il gas secondo noi ha ragione di essere e soprattutto di aumentare come presenza sul territorio e dare effettivamente e rispondere alle aspettative che molti di noi hanno in questo ambiente. Ecco, io chiedo, se volete, andiamo un po' a ruota libera, abbiamo detto tante cose, siamo passati dal gas all'associazione, se ne potrebbero dire altre, per gestire tutto questo grande sistema che qui stiamo. Abbiamo dovuto fare anche una cooperativa, perché altrimenti l'aspetto fiscale ci impediva, no? Di collocarci in una maniera etica e corretta all'interno di questo contesto. Però ecco, sentiamo se avete qualche considerazione o anche obiezioni, perché ben vengano.